Benvenuti amici, io sono Salvimpos, oggi torniamo con Blackview. Sta per uscire il nuovo BV9900E. Si differenzia rispetto al 9900 Pro per quanto riguarda le caratteristiche delle fotocamere. Smartphone in uscita il 21 settembre, quindi a partire dal 21 settembre già sarà in super sconto. Anziché 399 dollari, abbiamo la bellezza di 259,99 dollari. Quindi ottimo prezzo. A livello di caratteristiche siamo lì, ragazzi. Siamo sul BV9900 Pro. Quello che cambia, appunto, sono le fotocamere. Adesso lo vediamo un po' meglio nel dettaglio. Si tratta, come sempre, di un rugged phone che resiste praticamente alla fine del mondo. Ovviamente resiste anche, dico, se ci passate sopra con l'auto, resiste. Tranquilli. Lo buttate per strada. Ecco, ma dategli una martellata, ma chi se ne frega. Ma tanto, un cellulare che costa 400 dollari. Buttatela in A, ma chi se ne frega? Resiste a tutto, ragazzi. Potrete addirittura fare foto subacquee. Infatti, a parte Dark Souls, potrete anche fare foto subacquee in quanto ha protezione IP68-69. Inoltre, è resistente anche alle cadute, grazie anche a questo Shockproof Liquid Silicone. Quindi, se vi cade a terra, non succede niente. Vetro Gorilla Glass 5, quindi è vetro resistentissimo. Andiamo, ecco qua, certificazioni IP68, IP69, anche al ghiaccio. Come abbiamo visto poco fa, hanno congelato lo smartphone, dopodiché l'hanno picchiato a colpi di martello. Quindi resistente all'acqua fino a 1,5 m per 30 minuti. Dopo non c'è dato sapere cosa succede. Poi è resistente alle cadute da 1,5 m, totalmente protetto dalla polvere. 48 megapixel di fotocamera principale, 16 megapixel per quanto riguarda l'ultraangolare, 0,3 megapixel per la camera di profondità e 2 megapixel per le macro. Registra video in 4K a 30 fps oppure 1080 a 60 fps. Ovviamente consiglio sempre il 1080 a 60 fps. 120 gradi di foto panoramiche. Possibilità di fare foto anche in condizioni di scarsa luminosità, cattura foto anche in acqua, ragazzi. Underwater, quindi vi fate le foto subacquee, vi fate pure le foto con le faccine varie ed eventuali, vi trasformate in coniglietti che mangiano carotine. Solo questo vale il prezzo dello smartphone. Quindi, equipaggiato con Helio P90, 6 GB di RAM, 128 GB di memoria interna. Esteticamente bellissimo, mi piace. Pur essendo un rugged phone, sappiamo che i rugged phone sono un po' cicciottelli. Questo esteticamente direi che entro certi limiti. Android 10, ovviamente. E qui possiamo vedere le similitudini con il BV9900 Pro. Quindi, quale scegliere? Qual è la caratteristica che ci farebbe scegliere il 9900E al posto del 9900 Pro? Queste sono le caratteristiche del Pro, equipaggiato con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, mentre la E è 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Il Pro ha la camera termica di 5 megapixel. La versione E invece non ce l'ha. A meno che non andate a caccia di fantasmi, dico, il sensore termico direi che non vi serve. Sostanzialmente sono queste le differenze. Maggiore RAM e presenza della fotocamera termica per quanto riguarda il Pro, 2 GB di RAM in meno e assenza della camera termica per quanto riguarda il 9900E. Ovviamente il Pro costa di più, mentre la versione E, come abbiamo visto, sarà in super sconto dal 21 al 5 ottobre. Quindi in totale viene a costarci 260 dollari al posto di quale prezzo? Normalmente l'abbiamo a 391 euro. 363 euro in base all'aria, no, in base al colore, in base a spedito da. Comunque sarà presto disponibile anche la spedizione dall'Italia e anche dalla Spagna, con consegna in 7 giorni dalla Spagna, in Italia molto meno. Ovviamente costerà 390 qualcosa. Ovviamente questo quando non è ancora in sconto, perché a partire appunto dal 21 settembre lo avremo al prezzo super scontato. Quindi se vi serve un rugged phone, ragazzi, questa è un'ottima occasione. Perché questo BV9900E effettivamente mi intriga parecchio. Va bene, ragazzi, vi lascio tutti i link in descrizione, sia per quanto riguarda il sito ufficiale, quindi cliccando sul link verrete riportati direttamente sul sito ufficiale dove potrete visualizzare tutte le varie caratteristiche, sia per quanto riguarda il link diretto su AliExpress, dove è presente appunto lo store ufficiale Blackview. Va bene, quindi mi raccomando, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, attivate la campanella e per oggi è tutto, al prossimo video.